già che si chiamava il fantasma dell'Ulfa. Belfagor. Ecco, Belfagor. Belfagor. Mi sono aperto per un attimo. No, grazie a Paolo tanto che lui è, insomma, da tempo che registra in tutte le forme. Ma oggi volevo provare anch'io perché mi hanno regalato questo, tempo fa mi hanno regalato questo registratorino digitale e volevo vedere se ero capace di usarlo. Questo qui si collega anche al computer e mi dicono che è possibile farne, diciamo, una cosa digitale che poi si trasferisce appunto su internet. Vediamo se saremo in grado. Allora. Ormai è una cosa hollywoodiana. Poi scrive bellissimo. È bellissimo. Non hai pubblicato le foto dell'altra volta? No, sono desmentiame. Sono rimasta traumatizzata. Dei risultati calcistici non ho pubblicato. Allora, vorrei sapere soltanto se ci sono delle persone nuove qui stasera che non conoscono ancora questo tipo di serate, solo perché così magari cercheremo di non sconvolgervi troppo. Ok, grazie. Quindi voi che avete alzato la mano non avete mai ricevuto Diksha prima, o magari l'avete già ricevuto anche senza venire così? Qualcuno sì, ok. Chi non conosce proprio niente, neanche Diksha, mai ricevuto in vita sua? Non sa neppure di cosa si tratta. C'è qualcuno? Oh, siete tutti informati. Bene. Bene, bene. Questo mi evita noiose introduzioni. Allora, da un po' di tempo a questa parte ho preso l'abitudine di fare questo tipo di eventi, adesso li chiamo così, eventi oneness, dove si dedica una parte della serata a un argomento che può essere interessante per molti. E l'altra parte, naturalmente, a Diksha, che è lo strumento principe della oneness. La oneness intesa come una via di crescita personale e spirituale, per intenderci. Entrambe le cose. E Diksha è una benedizione molto potente che riceveremo poi più tardi, in misura probabilmente maggiore di quello che capita di solito, perché siamo in tanti Diksha giver e quindi abbiamo occasione appunto di avere tanto Diksha questa sera, tanto quanto ne vorremmo, tante volte, da tante persone. Poi vedremo meglio questa cosa più tardi. Voglio anche ringraziare le persone che vengono da più lontano. Io non so bene chi c'è questa sera, a malapena vedo delle ombre davanti a me, ma so che ci sono delle persone che vengono addirittura da Casale Monferrato e quindi, insomma, credo che sia abbastanza distante. Anche da Bra. Anche da Bra, naturalmente, eh sì. Anche da Prali. Da Prali, caspita. Tu da Prali, immagino. Sei stato a Prali oggi. No, scherzavo. Ah, Prali. Allora per metà dall'Irlanda. Ah, bella. Ok, ok. C'è una persona qui che appunto ha ormai metà del suo sangue irlandese. Tutto ormai. Tutto, tutto addirittura. Tutto. Pensi già in inglese? In irlandese, pardon. Sogno, sogno in inglese. Sogni? In inglese, beh, allora sì, ormai sei fatta. C'è già anche il biglietto aereo di sono andata. Caspita. Wow. Vengo anch'io. Wow.
Ti fa poi la traduttrice quando fai qualcosa lì a Dublino. Lì ci sono, c'è una trainer che ho conosciuto, è molto brava, tra l'altro non è neppure irlandese, viene forse dalla Svizzera o dalla Germania. Tedesca. Germania. Caterina. E tedesca, sì, Caterina. C'è una seconda di trainer adesso. Ah, ce n'è un'altra? Ed è nato il secondo gruppo a Kilkenny, Elaine. Oh, guarda. Sì, sta crescendo. Sta crescendo, molto bene, molto molto bene. Faremo poi un gemellaggio anche con voi. Oh, gemellaggio. Sì. Abbiamo già il gemellaggio con Verone, con Borgo Sesia e con, come si chiama lì, questo posto in Irlanda? Ah, io vabbè, io ho partecipato solo agli incontri a Dublino. Però altro è Kilkenny, il paese delle streghe. Ah, ripeti il nome? Kilkenny. Non lo so dire. Il paese delle streghe. Ok. Eh beh, è un segno, perché mentre venivamo qui abbiamo visto una macchina davanti a noi che era targata 666XX. Ok. Questa è una serata particolare, non solo per l'argomento che tratteremo tra breve, ma perché è anche una preparazione per coloro che hanno deciso, magari da molto tempo già, oppure da breve tempo, di diventare Dikshagir prossimamente. E dal momento che terremo corso, tra non molto, forse non so quanto tempo rimane, da qui, da oggi, al 5-6 marzo, è una settimana? 10 giorni. 10 giorni, ok. Quindi tra circa una decina di giorni, alcuni dei presenti probabilmente, altri che magari non sono venuti, e beh, avranno questa grande occasione di crescita, davvero davvero importante. Dikshagir in inglese, per quel poco che so io di inglese, quelle due o tre parole, mi hanno spiegato che significa la possibilità di poter dare il Diksha, chi è capace, chi può canalizzare questa energia, che in India chiamano Diksha. Oneness Diksha. E quindi Dikshagir è semplicemente una persona normale che però è stata preparata e formata per questo. E la cosa richiede un'iniziazione, non è semplicemente un'attivazione energetica, è molto di più, perché ci sono dei maestri dietro. C'è il divino stesso dietro a questa cosa. Divino che adesso viene rappresentato così in India. La oneness viene rappresentato in questa forma di luce, semplicemente una sfera di luce dorata, come vedete qua. Quindi un divino, come dire, neutro, che va bene per tutte le religioni, nessuna religione, va bene per una cosa tradizionale, non tradizionale, fa lo stesso, può accontentare un po' tutti. E gli diamo noi il volto che vogliamo, se vogliamo dargli un volto lo lasciamo così, senza nessun volto. Senza nessuna immagine particolare, semplicemente luce, una sfera di luce. E sappiamo da tempo che il Diksha si manifesta proprio in questa forma. I veggenti, quelli che possono, i sensitivi che hanno questo dono della chiaroveggenza, e beh, alle volte lo vedono proprio in questa forma qua, un raggio di luce dorata, una sfera di luce dorata. Questo è il Diksha, questo è anche il divino, che adesso opera con grande, grande forza per gli esseri umani. A rispetto delle epoche passate non è più così distante come sembrava, ma è molto, molto vicino. Molto spesso viene fotografato anche da persone che non sanno niente di queste cose, proprio esattamente in questa forma, come fosse un piccolo sole. Immaginatelo così. Ok. Sono un uomo, se parlo non riesco ad accendere, dovrò fermarmi tra poco. Ma adesso voglio finire questa introduzione. Un uomo non può fare due cose insieme, lo sapete, vero? Veramente sono le donne che ce lo dicono sempre. Noi ci crediamo subito, crediamo sempre a quello che dicono le donne. È vero questo? No. Ahimè. Perché così ci viene insegnato fin da piccoli, quindi ci crediamo. Ok.
quindi è importante per queste persone che diventeranno di Shaghiri come preparazione stasera. E poi c'è anche un'altra cosa, ce ne sono diverse in realtà, è importante perché questa sera ufficialmente vi faccio presente un progetto, l'ho già scritto su Facebook in realtà, ma poi verrà inviata la mail a tutti i nostri contatti nei prossimi giorni. Un progetto che io chiamo Tutti in India, alla Wellness University, sapendo bene la difficoltà non tanto del viaggio, ma insomma il fatto che costi parecchio accedere a quella possibilità alla Wellness University, e sapendo che ci sono le persone che ci darebbero davvero tanto, allora ho ideato una serie di cose, di strategie, per renderlo possibile veramente a tutte queste persone che lo sentono nel proprio cuore. La prima e più importante strategia è quella di lavorare abbastanza su di sé da creare le giuste condizioni interiori affinché quel sogno possa davvero manifestarsi. Ed è poi l'argomento di questa sera, anche la legge di attrazione o di co-creazione, come viene anche detto, e poi questa cosa. Alla Wellness viene chiamata la formula della crescita. E ho approntato una serie di piccoli esercizi molto molto semplici che appunto ho messo in questo progetto. Questa sera faremo altre cose. E la seconda parte, la seconda strategia, è invece una proposta concreta, solidale, che voglio fare a tutta la nostra family, la nostra famiglia Wellness, ovvero tutti i simpatizzanti, tutti i partecipanti a queste cose della Wellness. Che cos'è questa proposta? Consiste molto semplicemente nel versare una quota annuale, chi si sente di farlo ovviamente, nessuno è obbligato, questo è chiaro, ma chi si sente di farlo, io ho stabilito una quota di 50 euro all'anno. Sono un'inezia davvero, anche per chi ha meno possibilità economiche. Infatti poi nella mail che magari molti di voi riceveranno ho scritto: basterebbe sottrarli ai gratta e vinci, che molti hanno l'abitudine di comprare, e poi più si è poveri più si comprano quelle cretinate, dove la probabilità di vincita è praticamente nulla, diciamo 27 su un miliardo. Chi è che vince? Qualcuno vince, certo, ogni tanto, se non è una cosa proprio così toccata, ma sono talmente pochi, e voi comprate così tanti biglietti, così tanti. Risparmiate quei soldi e avrete altro di 50 euro. È solo un'idea, vabbè, può essere anche una battuta. Comunque, 50 euro. Naturalmente, chi può fare di più può anche mettere di più, si può mettere qualsiasi cifra. E che cosa succede? Noi raccogliamo tutti questi soldi in una cassa comune, potrebbe essere una PostePay, per esempio. Raccogliamo lì tutti questi soldi, nessuno li tocca, ovviamente. Quando si raggiunge una certa cifra, se possiamo raggiungere quella cifra necessaria, viene chiamata una persona che nel frattempo si sarà inserita in una specifica lista. Diciamo alcuni nominativi, mettiamo una decina di persone, per esempio, che vogliono veramente, ma veramente andare lì a fare questa esperienza, però non hanno nessuna possibilità a livello economico, proprio il lavoro o qualsiasi altra cosa non lo permette. Qui ci sono anche disoccupati, ci sono persone che hanno davvero difficoltà a sbarcare lunario. Anch'io non sono dei più ricchi, ma vedete che risparmiando di qua, risparmiando di là, si riesce a fare. Ma chi invece anche risparmiando su tutto, su qualunque cosa, non ce la fa comunque, allora per queste persone io voglio dare una possibilità di questo tipo. Ma non posso essere da solo. Forse ricco lo farei anche da solo. Ho bisogno che ci siano tante persone che aderiscano a questo progetto. E ho calcolato che se ci sono, diciamo, 60, 70, anche 100 persone, noi siamo molti di più in realtà. Perfino persone che magari non hanno nessun interesse ad andare in India, ma possono dare questa possibilità a un'altra persona. Persino persone che magari non hanno neppure più interesse per la Wellness, per queste cose, ma vogliono comunque dare quella possibilità a qualcuno. A qualcuno del gruppo. Tutti sono chiamati a versare una quota. La quota base è 50 euro, potete versare qualunque cifra.
e alla fine dell'anno si vede quanti soldi sono arrivati, magari anche prima, vediamo, insomma, terremo d'occhio la situazione. E verranno sorteggiati dei nomi, un nome o più, dipende dai soldi che ci saranno. E quelle persone avranno l'occasione di partire appena sarà possibile, appena si sarà formato un gruppo in Italia, con traduttore e tutto quanto. Questa è la mia proposta, è semplicemente una proposta, un progetto. Se tante, tante persone aderiscono, potremo fare delle cose incredibili, davvero, davvero straordinarie. E agire come una famiglia, non essere ognuno per sé, tirare acqua al proprio mulino e basta. Questa è una cosa importante. Potrebbe unirci molto di più questa cosa. A te non interessa andare in media? No, problema. Beh, sei soldi lo stesso. Aiuterai qualcun altro. Quella persona ti sarà grata per tutta la vita. Perché qui ci sono persone che sono state in India. E vi assicuro che c'è una differenza tra chi è stato in India e chi non c'è ancora andato. È una differenza importante. Perché al momento attuale l'India ha ancora molta, molta forza. La Wellness University è estremamente potente. L'ashram di Shambhala è davvero un magnete incredibile, straordinario. E quindi ci tengo. E poi c'è anche un motivo personale. Io voglio altri risvegliati, riconosciuti. Voglio qualcun altro che sia riconosciuto come risvegliato dalla Wellness, in modo che possa fare con me delle cose. Avere il potere di risvegliare altre persone. Ne ho bisogno. Quindi vi prego, aiutatemi. Bene, questa era l'introduzione. Tra poco entreremo nel vivo dell'argomento.